Grazie Presidente. Io, quando i colleghi il mio capogruppo mi ha investito della necessità di fare l'intervento su questo provvedimento, mi sono immediatamente attivato e sono andato a cercare per documentarmi, per vedere che cosa era accaduto, quali erano stati i ragionamenti fatti in commissione. Ho cercato di leggere il testo della proposta di legge, ho cercato di documentarmi per trovare un argomento. Devo dire, Presidente, che qualche argomento l'ho ascoltato oggi nell'arrampicata sugli specchi fatta dagli avversari per motivare in termini politici un provvedimento che reputo sia stato motivato con grande sincerità solo dalla collega che mi ha immediatamente preceduto di Italia Viva, che ha testualmente detto: abbiamo investito in risorse umane. Sì, in effetti, collega, devo dire che leggendo la scheda anche del provvedimento, l'unica motivazione che noi abbiamo trovato è appunto questo investimento nelle risorse umane, che sono le risorse di staff dei due ministri, che sono il 1.800.900 circa mila euro di aggravio di costi riferibili solo alle dotazioni di staff, che sono in realtà le uniche vere motivazioni che sono state poste a presidio di questo provvedimento. L'ha detto molto bene prima di me la collega Binetti, che ha tentato di argomentare come si sarebbe dovuto argomentare nel momento in cui si andava a creare un Ministero per l'Università e la Ricerca, si andava a sdoppiare il Ministero. Sapete, è stato detto che l'ultima volta che questo Ministero fu sdoppiato era sotto il governo Prodi. Insomma, sembrerebbe una prassi consolidata quella che quando il PD va al governo, la sinistra va al governo, la prima cosa che tenta di fare è quella di aumentare i posti, è quella di aumentare le poltrone. Ma perché questo è l'unico argomento che voi usate nel provvedimento? Dico, non vi siete neanche peritati di andare ad argomentare. Io che da parecchi anni faccio politica, leggo delibere e insomma molto spesso mi capita di trovare argomenti pretestuosi per semplicemente giustificare la necessità di fare un posto a te e un posto a me. In questo caso neanche ci avete provato, neanche avete trovato argomenti da spendere e da usare. Ripeto, gli unici argomenti sono stati tentati nel dibattito d'aula, ma insomma è un'arrampicata sugli specchi, perché in realtà questo provvedimento nella sua genesi, nella sua dinamica, risponde alla banale semplice esigenza che non vi siete messi d'accordo su chi doveva fare il ministro a posto di Bussetti. Bussetti, che devo dire, non l'ho apprezzato in tante sue esternazioni, ma quando è alla fine, ragazzi, un esempio l'ha dato, insomma ha dimostrato di essere uno tutto d'un pezzo, che sta sul tema, ha detto: le risorse non ce le avete date, io qui a fare la bella statuina non ci sto e me ne vado, tanto di cappello, chapeau. Ma insomma, Fioramonte, sì, scusate, Bussetti era quello prima, grazie collega Rauti, Fioramonti. A questo gesto, devo dire, abbastanza encomiabile e comunque legato allo stato di finanziamento del Ministero, è seguito questo cercare di trovare un altro ministro, di condividere un altro ministro, e questa cosa è naufragata, e quindi avete preferito sdoppiare il Ministero, dare due poltrone, dare due incarichi, costruire due strutture di staff con un costo rilevante. Pensate a quante cose ci si potevano fare con quasi 2 milioni solo per il 2020, diventeranno circa 3 nel 2021, insomma pensate a quante cose ci si potevano fare. Ecco, tutto questo si materializza nel documento che oggi ci portate in aula. Da notare che ci troviamo ad impegnare l'aula del Senato con un testo non costruito, insomma tutto contribuisce a dare un'immagine, a dare l'immagine reale di questo governo, che
che è un governo del doppione, è un governo che si mette d'accordo solo raddoppiando i provvedimenti e gli incarichi, è un governo che trova giustificazione e capacità di esistere solo in questa logica. Non so per quanto riuscirete ad andare avanti, evidentemente non vi facciamo gli auguri di un buon lavoro, perché di lavoro non si può parlare. Andiamo a vedere che cosa accadrà in questi due ministeri. Fino ad oggi peraltro non c'è nessun atto che ci conforta in quelle che sono solo rimaste nel novero delle speranze e delle aspettative, quindi evidentemente, come dirà meglio di me nelle dichiarazioni di voto il collega Iannone, che ha seguito anche il provvedimento in commissione, voteremo contro questo provvedimento nella speranza che prima o poi riusciremo a dare una veste seria a un argomento e a un tema quale quello dell'università e della ricerca, ma anche quello della scuola, che invece merita ben altre energie, ben altri progetti e ben altri personaggi in grado di dare sostanza a quello che è, in una parola sola, il futuro di questo Paese, perché lì ci sono gli argomenti, le risorse e il motivo per veramente ricominciare a sperare in un futuro migliore per l'Italia. Grazie, colleghi. Grazie.